Il comune di Ispica metterà in vendita alcuni beni alienabili per far cassa e recuperare fondi necessari alla vita dell'ente. Ammonterebbe a 300.000 euro la cifra che si potrà ricavare se queste proprietà comunali verranno vendute. Nello specifico, la delibera comunale numero 36 del 2016 permette l'alienazione di alcune proprietà dell'ente, tra cui alcuni terreni già inseriti nel piano delle alienazioni. Questi terreni comunali oggetto di vendita erano in precedenza dell'opera Pia San Giuseppe e sono siti tra le Contrade Miucia, Pantano Secco e Carruba, proprio in territorio ispicese. Il primo lotto messo in vendita corrisponde ad un mandorleto di 22.000 metri quadrati, dal valore di più di 53.000 euro. Il secondo lotto, comprensivo di un fabbricato rurale, dei seminativi arborati e del canile comunale, corrisponde ad una quotazione complessiva di più di 92.000 euro. Più di 3.000 metri quadrati la superficie del lotto numero 3, un seminativo dal valore di quasi 32.000 euro. Nel lotto numero 4, dai 18.000 metri quadrati di superficie, oltre ad un seminativo arborato, è compreso anche un uliveto per una quotazione complessiva di circa 75.000 euro. Infine, l'ultimo lotto messo in vendita, il quinto, comprende un seminativo, questa volta irriguo, e un altro uliveto per una superficie di quasi 20.000 metri quadrati, dal valore di quasi 47.000 euro. Dunque, la somma comprensiva di tutti i terreni ammonterebbe a più di 299.000 euro. Entro le ore 12 del 28 marzo è possibile partecipare alla gara indetta dal sesto settore per la vendita dei terreni, presentando le offerte. Dal giorno successivo, 29 marzo, inizierà presso l'ufficio contratti del comune di Ispica la procedura del pubblico incanto e l'espletazione delle aggiudicazioni, seguendo il criterio delle offerte segrete, in riferimento all'importo di base di gara. Diversi comuni blei, quindi, che attraverso il piano delle alienazioni e della valorizzazione immobiliare stanno cercando di fare cassa, come il comune di Modica, che, come precedentemente detto, ha inserito anche una chiesa nell'elenco dei beni da vendere per un valore complessivo di più di 3 milioni di euro.